Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati su Testing Cars. Oggi siamo, questa è una magia, è stupendo, no? Vi avevo promesso che ripresa la Mazdina, che è qui, ve la faccio vedere subito, togliamoci subito il dubbio, la Mazdina c'è, l'avrei portata con me in mille avventure. E ho detto, quale occasione migliore per andare a recuperare la Mazdina se non quella di andare, di sistemarla tutto e andarci a fare un grande giro al mega raduno dei MX5 che fanno presso l'autodromo di Modena. Sarà un raduno bellissimo, faranno il record dei record con il maggior numero di macchine in pista mai viste battendo gli olandesi, insomma una cosa stupenda, di qua è perfetto, sistemo la macchina, la preparo per questa avventura e andiamo e farò un mega video supercarico. E allora niente, sistemo la macchina, come avevo promesso ho sistemato un po' di cose, ho riverniciato il rollbarino, ho fatto sistemare tutte le questioni meccaniche, gommine nuove, eccole qua, bello carico, con le sue federaline 595 RSR nuove, insomma tutto bello in ordine. Mi metto in macchina e felice come una Pasqua, in top down, se riesco vi allego un clip di me che volo allegro, capelli al vento sull'autostrada, entro i limiti per una volta, e quindi mi dirigo verso Modena. Felicissimo, il raduno è il 18 di settembre, va tutto bene, tutto tranquillo, mi ospita un amico di Carpi, quindi faccio una serata splendida magari a Carpi e poi il giorno dopo vado al raduno, tutto fantastico, scheggio sull'autostrada, è tutto bellissimo, incontro delle altre MX5 che stanno andando al raduno, quindi sfanala, saluta, strombazza, arrivo al casello di Carpi e all'improvviso panico ragazzi, la Mazdina mi si presenta così. Una ruota nuova un pochino a terra, ma peggio di tutto, rumore di ferraia e cambio rotto. Quindi niente, oggi la Mazdina ha deciso di abbandonarmi come sempre in grande stile, quindi mi ha abbandonato portandomi comunque alla prima destinazione, quindi si è fermata a un chilometro da casa del mio amico, siamo riusciti a trascinarla fin qui, è al sicuro, a fianco al suo canestrino, può fare due tiri a canestro perché sicuramente oggi non potrà andare al raduno, però noi ci andiamo lo stesso, così per demoralizzarci andiamo lì e vediamo lo splendido raduno organizzato da Mazda Italia, che sarà qui all'autodromo di Modena, e quindi adesso ci mettiamo in macchina, ma in un'altra macchina, e andiamo a vedere comunque di che si tratta, ci facciamo un giro, salutiamo due amici e ci avviliamo così, con gli occhiali da sole e le lacrime sotto gli occhiali. Quindi niente, salutate il draghetto, che tornerà presto in forma. Abbiamo già preso un magnifico cambio nuovo, sempre quel mito di Alex Zanardi che vi raccontavo nel video scorso, mi ha fornito un cambio per due spiccioli, quindi insomma, cambio ce l'abbiamo, adesso faremo spedire il cambio da un meccanico qui accanto, che è il meccanico del mio amico, e niente, la macchina tornerà in business, la verrò poi a riprendere con calma. Quindi niente, salutate il draghetto, non ce la faccio avercela con lei perché lei comunque alla fine, anche quando mi lascia a piedi, lo fa sempre in maniera delicata e sensibile, quindi non mi ha lasciato in mezzo all'autostrada, almeno ho mangiato dei tortellini quando sono arrivato qua, e andiamo a vedere di che si tratta, dai, questo mega raduno. Voi direte, ma spacchi sempre il cambio a sta macchina? C'è un problema, stiamo cercando di capire qual è, perché c'è qualcosa che spacca i cambi e non sono io questa volta, sennò avrei tutte le macchine con il cambio spaccato, invece è solo lei che continua a spaccare i cambi. Quindi abbiamo delle idee, analizzeremo tutto, però intanto mettiamoci il cambio nuovo sotto, anche a costo di doverlo rispaccare, riportiamo la macchina a casa. Dai, andiamo al mega raduno e vediamo di che si tratta. Ci vediamo anche questo Guinness World Record del maggior numero di MX5 in un solo posto in pista. Battiamo questi olandesi, dai, a tra poco. Eccoci qua ragazzuoli, allora siamo arrivati in autodromo, ci siamo lanciati dentro, guardate quante sono,
Siamo qui sul circuito di Modena, quello è il rettilineo, e adesso ci percorriamo un pochino di strada in qua per andare a cercare il buon Andrea, che, visto che noi siamo a piedi, ci fa la cortesia, ci fa fare il giro del record in macchina con lui. Quindi grande Andrea, adesso lo raggiungiamo e ci facciamo una carrellata di Masdine assieme, camminando così contromano in autodromo. Incontreremo magari qualcuno che conosciamo. Noi comunque andiamo diritti e dobbiamo arrivare lì, ragazzi. Primo gruppo lì sul rettilineo, secondo gruppo, e dobbiamo arrivare al terzo o al quarto gruppo, adesso non ricordo, ho avuto indicazioni, ma tra una telefonata e l'altra non si capiva niente, quindi adesso io cammino, incroceremo macchine, persone, e raggiungiamo Andrea. Vi faccio vedere giusto due masdine di questo secondo gruppo camminando e li raggiungiamo. Così, camminiamo insieme, ragazzi, ta ta ta, dell'ND, dell'NC, dell'NB, cos'è, va a scalare? Andiamo, andiamo, continuiamo, una bellissima giornata, tra l'altro qui in autodromo poteva essere meglio non stando a piedi, ma comunque devo dire, bellissimo, bellissimo vedere tutte le masdine tutte assieme, e la giornata è splendida, c'è anche un bel venticello, è fresca, cioè fresca perché sono appena entrato io su rettilineo, i ragazzi che sono qui da ore a aspettare probabilmente si staranno sciogliendo, però insomma veramente un giornatone. Continuiamo, continuiamo, ci sono altre persone che fanno riprese, c'è un mondo, e andiamo, continuiamo, tagliamo dal prato. Guardate, ci c'è il camping, sembra quando ti infili al ring di notte, te ne stai allegro sul praticello in notturna a fare bisboccia in maniera illegalissima. Quindi niente, gruppi di gente che giustamente si appaccia e si allontana dall'asfalto, gente che fa la siesta, belli comodi, tranquilli, e continuiamo ad andare, vediamo chi incrociamo. Dovrebbe essere anche la nostra magica MX5 Rocketeer, che dovrebbe essere adesso finalmente funzionante e targata. Niente, ragazzi, faccio un cut, intanto viaggio tra droni e cose belle e raggiungo, tagliando le curve come non è lecito fare in macchina, il buon Andrea, che ci farà fare questo magico giro del record assieme a lui. A tra poco. Ragazzoli, eccoci, ce l'abbiamo fatta, ho intercettato Andrea. Il terzo o quarto gruppo di Miatine, ormai il circuito, master del circuito, ed ecco la sua 1008. Adesso siamo contro luce, non riuscite a vedere, con Andrea che sta sistemando cose, grande. Eccoci qua, bella Andre, grazie. Ciao carissimo. Ci farà da supporto morale in questa giornata in cui noi siamo Mamma a piedi, mia. Ma lui non lo è affatto, anche lui ha una 1008. A questo punto mi tocco. Almeno passo da un NA 1008 a un NA 1008, ci facciamo le gratitudini. Sei a casa. Sono a casa, quelli con le sue formine di Matano e quant'altro nel bagagliaio, ed eccola qui, guardate che bellina la sua 1008, tra l'altro, sedilini di una Lotus Elise, volantino, serio, e i Mazda Speed. Sì, e quindi niente, siamo a casa, ci faremo il giro dei record su un NA 1008, perché è giusto che sia così, a completamento della giornata e del weekend. Dai, grande Andrea, adesso siamo qui in attesa e tra un po' ci infiliamo in macchina e facciamo il giro dei record. Ehi, serietà, cose serie, ragazzi, non c'è neanche bisogno di menzionarle. A dopo, ragazzuoli, in macchina per il giro dei record. Ragazzuoli, qua l'esperienza continua, c'è stata una lunga attesa, ma finalmente ci stiamo compattando, ci sono tutte le mazdine in macchina con Andrea, mitico, ragazzi, profumo di NA 1008, ci sentiamo a casa, e dietro tante macchine, vi faccio vedere, e davanti tante macchine, altrettante, siamo in tanti, quindi niente, ci vediamo tra poco, appena parte il giro effettivo, e niente, continuiamo, io vorrei farmi tutto live con voi, ma c'è poca batteria nel microfono, al massimo mi sentirete un po' da schifo, tra un po' lo stacco, però l'esperienza, diciamo, entra nel vivo, Grande Andre. Allora ragazzi, ancora qua siamo, praticamente i due giri del record credo siano iniziati, noi siamo arrivati sul rettilineo principale, chiaramente il passo è questo qui, vi faccio vedere, siamo a Passo Duomo, allineati con altre due auto, un NC e un ND, e andiamo avanti, morbidi, sclazzonanti, salutiamo. C'è dell'entusiasmo, non male, c'è dell'entusiasmo, siamo qui, il
problema è che dobbiamo fare due giri a questo passo per omologare il record ufficialmente, quindi niente, vediamo quanto ci vorrà fare due giri, io provo a tenervi con noi. Ancora aggiornamenti, siamo ancora qui. Adesso il passo è un po' più continuo, credo si siano sbloccati i vari blocchi di auto e si inizia a camminare. Forse riusciamo a mettere la seconda. Forse esatto, mettiamo la seconda, anche perché qui con la frizione a petali, lui ha una frizione come la mia, un po' aggressiva, quindi c'è da impazzire. Ed eccoci qua ragazzi, si continua ad andare avanti. Saltellanti, però c'è, ci siamo. Il convoglio continua a camminare. Lo so, vi aspettavate. Sorpassiamo all'esterno. All'esterno. Qui la facciamo tutta fuori, questa. Siamo tutta una staccata lunghissima e passiamo anche. Faccio vedere le velocità da brivido della percorrenza record. E adesso stai esagerando, sei salito a 5 km/h, io rallenterei un attimo, inizio a avere paura. E quindi niente ragazzi, si va così avanti. Va bene, io vi saluto per ora perché tanto vi farò vedere vari spot e poi ci vediamo direttamente quando ci confermeranno il record. Immaginate se fossi venuto con la mia Mazda e fossimo rimasti a piedi, eh? Non male, ci avrebbero impalati. Impicciato il record, esatto, in ginocchio sui ceci, esattamente. Sui lunotti spaccati, esatto. Vetri infranti a piedi nudi. Esatto, fantastico. Tutto in rettilineo a piedi nudi sui vetri infranti. E comunque continuiamo, siamo alla prima staccata. Staccata in fondo al rettilineo. Sentiamo i G. Va bene, si va avanti così. Ringraziamo anche i Marshall qui per la pazienza che in assenza di necessità di intervento staranno ulteriormente rompendo le scatole, ma noi li ringraziamo per la professionalità e per l'ombrellino se ce lo vogliono prestare, che non sarebbe male. Non sarebbe male. Quindi niente ragazzi, ancora qui. Il record sta avvenendo in questo momento, mentre tutti noi rotoliamo a passo d'uomo lungo il circuito. Però abbiamo fatto un mezzo giro scarso fino adesso, Ci sarà da lavorare. Non ho fatto neanche un terzo. Neanche un terzo. Ci sarà da lavorare per questo record, ragazzi. Abbiamo fatto almeno noi il nostro giro, il primo giro. Siamo nel punto di partenza. Siamo ritornati dove eravamo prima e il flusso continua. Si richiede, la commissione qui richiede che sia un movimento continuo delle auto, ma chiaramente tra la conformazione del circuito e il fatto che saranno veramente 800 e passa auto qui dentro, non è un'operazione semplice, non è facile da ottenere. Però più o meno un flow c'è, ci muoviamo e niente, quindi aggiornamento dal giro di pista più veloce del mondo a tra poco, vi aggiorniamo tra poco. Guardate che belline, quante ce ne sono. Niente. Continuiamo, cerchiamo di fare questo secondo giro e speriamo che la commissione sia clemente col fatto che comunque è veramente difficile mantenere un passo costante tutti. A tra poco! Ragazzoli, nulla, qui ci stiamo sciogliendo e il primo tentativo di record è annullato perché non si muoveva tutto il convoglio in contemporanea in maniera fluida. Siamo tutti fermi di nuovo. Le macchine sono ferme e non è un obiettivo facile da raggiungere, anche perché la conformazione del tracciato impedisce un po' questa cosa di fluidità perché sono dei colli di bottiglia, però si può fare, non lo so, ci riproveremo, adesso tra un pochino ci hanno ricompattati in una maniera diversa, ripartiremo tutti e vediamo ragazzi, intanto fa caldissimo, voglio cibo e acqua, tipo mega ingorgo autostradale, però dai, magari ne varrà la pena. A dopo ragazzi, altro aggiornamento, ormai siamo aggiornamento, abbiamo macchine, c'è Checco con Francesco, un amico con la sua MX5 Rocket che si è dovuto fermare per le temperature, qualcuno si lamenta giustamente, compreso Andrea giustamente, per la frizione, chi ha la frizione a petali chiaramente sta impazzendo a mantenere questo passo, danno indicazione al megafono e questo è il passo di non toccare l'acceleratore, indicazioni tipo lezioni di guida e siamo qui, questo è il passo che teniamo, questo dovrebbe essere il tentativo buono, una coda dietro di noi, rimaniamo concentrati alla guida, attenti, vi chiediamo un ultimo sforzo ragazzi, cerchiamo di andate vicini e rimanere concentrati.
qua la giuria è severa, non ce lo convalida il record per simpatia, lo vogliono effettivamente fatto bene. Quindi niente, niente, ci aggiorniamo dopo. Bussano, festa, secondo tentativo, ci si prova e io mi preservo un po' di batteria per salutarvi dopo nel paddock, ragazzi, per la premiazione, per l'annunciazione, dovessimo mai farcela a fare questo record. Fa caldo, è tipo una grande coda autostradale. A dopo. Ragazzi, aggiornamento, siamo al secondo giro, il primo è stato convalidato questa volta, siamo qui nella scicanina, guardate, eccoci qua, guardate quante ce ne sono. E niente ragazzi, continuiamo. Tra un po' saremo noi nel nostro punto di partenza, quindi vorrà dire che il record dovesse continuare ad andare così fluida sarà raggiunto. Quindi niente, ci salutiamo a questo punto veramente al momento in cui sarà confermato il raggiungimento del record. Saremo tutti felici, clacson festa, a dopo. Eccoci qua signori, il record è stato fatto, raggiunto. Sono senza microfono, quindi vi parlo a alta voce e vi lascio al delirio. Ufficiale comunque Andrea, abbiamo sudato ma World Guinness Record Record. Lo speaker ha parlato. Lo speaker ha parlato. Per la prima volta non avrà ufficialmente nel record. Noi senza microfono vi urliamo, felici di far parte. Ragazzoli, ed eccoci qua, senza microfono, tutto fatto, record aggiudicato, siamo nei paddock, la gente inizia ad andare via, hanno finito anche gli ultimi turni in pista e quindi niente, ringraziamo ancora Andrea che ci ha offerto la possibilità, nonostante il deficit della nostra Mazdina, di essere in pista con una sorellina della mia 1008. Niente ragazzi, la giornata volge al termine, è stata pesante, è stata dura, però chiaramente nessun record viene ottenuto senza un minimo di sforzo. Pertanto è stata dura, ma il record è stato ottenuto, siamo felicissimi. Io come per sempre il rotto della cuffia. Per il rotto della cuffia, anche esatto. Io come sempre vi saluto, vi invito a fare tutte quelle belle cose da social. Ragazzi, si era scaricata la batteria. Vabbè, niente, ormai si è fatta notte, l'ho ricaricata a volo in macchina per dirvi appunto quello che dicevo prima, le cose da social, fate tutto quanto quello che volete, iscrivetevi, condividete tutte quelle belle cose lì che ci fanno piacere e niente, adesso andiamo a mangiare. C'è una trattoria, ci infiliamo dentro, mangiamo ancora l'ultimo bocconcino modenese, anzi siamo a Carpi qui di nuovo e poi basta, fuga verso Milano. Quindi niente ragazzuoli, giornata intensa, record raggiunto e è tutto, siamo stanchi, cotti. Buon tutto, buon proseguimento, ciao!